benvenuto a Giancarlo Peratti e Francesco Ricci. Se avete già qualche domanda, posso cominciare a girare tra voi, se no iniziamo. Ah, c'è già. Per la prima volta. Ma faccio come di tutti, penso. Perché, maestro? Ma no! Lo sai a cosa mi riferisco? Se ne è parlato troppo, penso di interpretare il pensiero di tutti. I supereroi in genere rivivono, non risolvono. Ken, lo so che è difficile. Allora, questa domanda mi è già stata posta talmente tante volte che adesso avrei deciso per rispondere di mettere una tariffa. Anche perché sono genovese e voi sapete che dalle mie parti il soldo ha ancora la sua importanza. Il perché lo sapete tutti, insomma, perché la vita è così. E siccome io scrivo della vita, non scrivo dei supereroi, non scrivo dei personaggi surreali, irreali, fantascientifici, eccetera, eccetera. La vita è questa, la vita è quella che le persone nascono, vivono e a un certo punto muoiono, semplicemente. Per quanto mi riguarda, la storia di Ken Parker andava bene com'era prima dell'ultimo numero. Perché era rimasta in sospeso. Quante cose nella mia vita sono rimaste in sospeso? Tantissime, troppe. E mentre una volta avevo l'ansia di chiuderle, perché così per desiderio, forse per eccesso di perfezionismo, poi ho capito che invece la vita va accettata come viene. E quindi quello che rimane in sospeso deve restare in sospeso. Poi finalmente è arrivato un editore che ci ha chiesto di poter ristampare tutta la storia, a patto tutta la serie, tutta la saga, a patto di avere un numero almeno nuovo che servisse anche, diciamolo francamente, servisse proprio commercialmente per lanciare la serie, la ristampa della serie. E così l'abbiamo fatto. L'abbiamo fatto sapendo che non ce ne sarebbe stato un altro, perché comunque Ivo Milazzo ha preso un'altra strada, non è più, diciamo, portato al fumetto popolare, preferisce dedicarsi a opere one spot, diciamo così, o one shot. E mentre io sono impegnato con Giulia, che 126 pagine al mese per 13 numeri all'anno, facendo anche la curatela e quant'altro, vi assicuro che mi riempie di molto la vita, insomma. Vabbè, già spiegato tutto. Una domanda per Francesco. Lui ha cominciato su Le Storie, il primo rapporto con Morelli l'ha iniziato pubblicando delle storie, per l'appunto sulla testata Le Storie. Al momento stai lavorando su un numero di Dylan Dog. Come ti stai approcciando al personaggio, specie ora che sta vivendo Dylan Dog, diciamo, una seconda giovinezza, se così possiamo dire, o comunque c'è un ciclo di storie molto particolare? Sinceramente io sono stato un gran lettore di Dylan Dog da ragazzo. Negli ultimi anni ho abbandonato un po' la lettura seriale. Quindi di questa trasformazione l'ho saputo per vie diverse, non l'ho vissuta. Poi quando ho saputo che avrei disegnato un numero di Dylan Dog, ho dovuto, insomma, un po' cercare quali fossero, no, queste, anche quelle che non mi avevano raccontato, queste modifiche che c'erano state al personaggio. Devo dire la verità, dal punto di vista del disegnatore queste differenze si notano e non si notano, cioè il lavoro rimane quello dettato dalla sceneggiatura, e se la sceneggiatura ti dice che Grucio o Graucio ha il telefonino in mano, gli fai un telefonino in mano, quindi le differenze in realtà, le difficoltà che si possono creare sono le stesse della gestione precedente. Sì, più che altro, diciamo, come ti sei rapportato,
dovendo disegnare questo personaggio così iconico? Cioè, dico, oddio, sto disegnando Pirandello, che sì. Faccio? Sì, è, un po', è stato un po' trovarsi un po' di fronte un po' a un abisso, perché non, intanto non mi aspettavo di essere chiamata a un cimento del genere, e quindi quando è successo, insomma, a parte la felicità di vedersi attestare come un buon disegnatore, altrimenti non mi avrebbero chiamato, quindi questo mi ha riempito. L'approccio, io ho cercato di non guardare più, di non guardarlo più di Van Gogh, cioè di non sfogliare di Van Gogh, di non andarmi a ricercare niente, e il personaggio me lo sono ricreato. Quando parlai con Roberto Recchioni di questa, insomma, che mi proponeva questa cosa, mi disse di andarmi a vedere, se volevo, un paio di autori a lui cari, che lui avrebbe voluto che io in qualche maniera non imitassi, ma insomma che prendessi spunto da quello che erano, insomma, i risultati finali di questi due autori. Io, insomma, in realtà non l'ho fatto questa cosa, un po' perché questi due autori sono due autori cari anche a me, e quindi in qualche maniera qualche cosa di questi, della magia che queste persone riescono a infondere al personaggio, insomma, era già un po' introiettata. Però non ho voluto insistere in questa ricerca, in questa anche della direttiva che Roberto mi dava, perché volevo vedere di riuscire a trovare il mio di Landog, anche perché è giusto che ogni autore non dia spazio a quelle che sono le sue possibilità e le sue insomma, che giochi le sue armi, cioè che giochi al suo gioco. E quindi non ho più, anzi, ho accantonato, non ho più guardato niente, salvo poi, ovviamente, quando c'era la necessità, riaprivo e vedevo delle cose. Però ecco, il personaggio in sé io ho cercato di, anche sbagliando molto all'inizio, ora ho trovato un po' una forma che mi convince, quindi ho cercato, ecco, di essere me stesso all'interno di questo contenitore che contiene grandi artisti, che contiene comunque tante sensibilità diverse, e a questo punto c'è anche la mia che vuole essere, insomma, se stessa anche lei, insomma, questa mi gioco questa possibilità con le mie armi, ecco. Questa visione, sì, 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 sì. Sì, una domanda per il maestro Berardi. Allora, noi come Bonediani Siculi qualche mese fa abbiamo organizzato una conferenza in una biblioteca di Catania, Le donne nel fumetto, nel quale l'amico Mario Vidale ha parlato in lungo e largo di Giulia, spiegando tutti i dettagli possibili e immaginabili. E con nostra grande soddisfazione si può dire che quasi la totalità del pubblico femminile che ha assistito alla conferenza ha iniziato a leggere Giulia da quel momento. Un aspetto che è stato messo in risalto è che Giulia, a differenza di altri personaggi femminili nel mondo del fumetto, è effettivamente una donna, perché gli altri personaggi in realtà sono uomini col corpo di donna, non hanno caratteristiche psicologiche femminili. Ora, il fatto che Giulia sia scritto da un uomo che ha capito l'universo femminile, perché credo che sia qualcosa di straordinario, perché voglio dire, capire le donne penso che sia una cosa impossibile. Quindi il fatto che Giulia, ecco, appunto, sia realmente una donna, la mia domanda è come si fa a scrivere, a descrivere la personalità, le problematiche, tutto quello che ruota intorno all'universo femminile in questo modo così verosimile? Beh, intanto la ringrazio per avermi dato dell'uomo che di questi tempi non è mai scontato, diciamo così. Poi la verità è che in questo mestiere la dote più importante, fondamentale, sia per chi scrive che per chi disegna, è un'operazione che si chiama mimesi, cioè entrare in maniera mimetica dentro un personaggio. Quando io scrivo di un serial killer,
non è che è altro da me, vado a pescare nel mio sacco, nel sacco delle mie emozioni, dove c'è anche il serial killer. Quante volte avrei voluto ammazzare uno che mi ha tagliato la strada, che mi ha fregato il parcheggio, eh? Quando ero più giovane volevo far fuori anche i miei genitori, perché insomma c'era qualche contrasto tipico dell'adolescenza. Quindi la verità è che tutti noi abbiamo dentro questi personaggi buffi, tragici, omicidiali, anche naturalmente quelli femminili, perché la coscienza umana è comunque fatta sempre di due parti, quella maschile e quella femminile, e questo appartiene sia all'uomo che alla donna. La mia generazione era una generazione che tendeva ad amputare tutto ciò che era femminile. Quando crescevo io, sono un adolescente, i ragazzi portavano ancora i capelli corti, le donne i capelli lunghi, gli uomini avevano i pantaloni larghi, le donne invece più attillati. Insomma, c'era una differenziazione sociale molto accentuata. Io sono cresciuto in un ambiente che era un gineceo, fatto di zie, cugine, mamme, nonne, e devo dire che mi divertivo molto ad ascoltare i discorsi delle donne adulte, ma io ero molto piccolo, ero talmente piccolo che non arrivavo al tavolo e spesso ci stavo sotto al tavolo, e in queste riunioni in cui le donne parlavano tra di loro e si confidavano, le donne sono terribili, si confidano delle cose tremende che gli uomini neanche si immaginano di affrontare. Ogni tanto queste signore si fermavano e dicevano: ma il bambino, come dire, ascolta, e la zia, la nonna, no, ma lui è piccolo, non capisce. Io avevo le orecchie come Dumbo, come Dumbo, no? Cioè ascoltavo tutto, e anche dove non capivo, avevo la sensazione che ci fosse qualcosa, diciamo, di interessante. I maschi no, i maschi erano fuori, i maschi andavano al bar, i maschi si occupavano di calcio, cioè esattamente come adesso, insomma, solo che adesso il bar è stato sostituito da internet, è solo peggiorato, perché nel bar, diciamo, quando uno diceva una stupidata gli davano uno schiaffo e finiva lì. Su internet invece va avanti per mesi, delle querelle terrificanti e senza senso, insomma, secondo me. Quindi quando si è trattato di realizzare un nuovo personaggio, perché il povero Ken vendeva poco negli anni 94, 93, 94, 95, siamo arrivati a vendere 13.000 copie, che erano pochissime per una casa editrice come quella di Bonelli, e Sergio, passando nel corridoio, mi dava una pacca sulla schiena, diceva: questo mese abbiamo perso 2 milioni, che non era proprio una notizia straordinaria per me, perché comunque io sono un professionista e il mio editore non deve perdere soldi. Dopodiché Sergio mi disse: ma io mi aspetto da lei, mi dava ancora del lei, perché io venivo dal 68 e quindi c'era, diciamo, una contrarietà generazionale, insomma. E dice: ma io da lei mi aspetto che mi presenti dei nuovi personaggi, dovrebbe presentarmene uno tutti i mesi. E allora mi mise a pensare a un nuovo personaggio, e il nuovo personaggio pensai che non poteva che essere la donna, perché la donna è la protagonista del nostro secolo, è, diciamo, la categoria, se vogliamo chiamarla così con un brutto termine, che ha fatto più progressi. La donna si è liberata veramente, insomma, abbiamo appena festeggiato il primo voto dato alle donne nel 1946, e quindi sono esattamente 70 anni fa. Voi pensate che prima di allora la donna non aveva praticamente nessun diritto, e la cosa poi è continuata per molti anni, insomma. Qui in Sicilia vi ricorderete che c'era il delitto d'onore, insomma, che era un modo per divorziare, e bastava, insomma, fingere di trovare la moglie in una situazione, diciamo,
l'altro uomo, e due colpi di pistola, grosso modo l'omicida si faceva 3-4 anni di galera e poi tornava libero. Quindi questo per dire che c'è stata un'evoluzione veramente epocale. Così mi sembrò che fosse giusto mettere al centro della mia nuova serie la donna libera, colta, professionista, con le armi e con le caratteristiche delle donne, che sono la sensibilità, la capacità di ascolto, l'interazione, l'accoglimento, quindi niente pugni, niente spari, niente voli intergalattici. Giulia è un po' imbranata, insomma, lo dice anche, però ha questa sensibilità così sviluppata, ha questa fantasia, questa capacità anche lei di mettersi nei panni degli altri, non per giudicare, ma per capire. E questa è stata la formula, di Giulia. Insomma, poi io ho frequentato la facoltà di criminologia a Genova, mi sono fatto tutto il corso, avevo già la barba bianca, quindi erano tutti contenti i ragazzi che dicevano: se lui è ancora qui a studiare, noi abbiamo speranza, insomma, nel futuro. E sono un po' intimorito perché c'è Tex che mi guarda con la testa. Tu lo sai che io ho scritto una tua storia, vero? No, perché così si addolcisce un attimo, insomma. Oklahoma, tanti anni fa, 1992. Che adesso è stata, credo che sarà ristampata a breve, credo. Ad agosto? No, arriverà in libreria, credo. Ad agosto. Arriverà ad agosto, ne sanno più di me, penso. È stata una bellissima esperienza anche quella. Poi se volete ve ne parlo. Ma non vorrei portare via spazio a questo mio collega che non conoscevo. Che non conoscevo, e vorrei aggiungere questo, che intanto grazie a Catania per come ci ha accolti, è una città meravigliosa, affettuosa, piena di gente curiosa, intelligente e soprattutto disponibile, aperta. Ma la cosa bella è anche ritrovare tutti i vecchi amici, come Silver, come tanti altri, e i nuovi che io non conoscevo, come questa persona che mi sta a fianco. E vorrei anche dire a chi si aspetta che ci sarà una rivoluzione di Landoga, cioè, la rivoluzione ci sarà, ma sarà lenta perché questi nuovi talenti devono avere il tempo di esprimersi. Non potete aspettarvi da loro in 6 mesi, in un anno, che cambi qualcosa. Cambieranno perché la loro sensibilità è diversa dalla mia, diversa da quella della mia generazione, quindi il loro portato è quello generazionale di chi è nato 30-40 anni dopo di me, e quindi piano piano bisogna dargli il tempo di sviluppare queste doti. E la grande intelligenza della Sergio Bonelli è stata proprio quella di far entrare questi giovani che piano piano cambieranno la casa editrice e cambieranno anche il film. Ho ancora avuto tempo. Vabbè, comunque mi riallaccio subito a quanto detto proprio per parlare di questo. Qual è stato, diciamo, il tuo percorso formativo? Tu hai iniziato, se non vado errato, la prima cosa pubblicata è stata una storia con Marco Rizzo, o comunque una delle prime cose. Diciamo che sono usciti 2 fumetti nel 2007, mi pare, praticamente quasi nello stesso momento. Uno è un fumetto da me scritto e disegnato, e che mi ha costato tipo 7 o 8 anni di sofferenza, no, di divertimento, chiamiamolo così, che facevo all'atre di altri lavori, che cioè, attualmente faccio ancora insegnante alle scuole superiori, insegno un'altra materia, cioè insegno grafica pubblicitaria a ragazzi delle superiori, e all'epoca ho sempre fatto un part time, quindi questo part time mi lasciava molto tempo a disposizione, e durante questo tempo, da un momento che la pagnotta me la portavo a casa con l'insegnamento, ho deciso di esplorare vari campi espressivi,
che avevo già toccato durante l'Accademia di, la frequentazione dell'Accademia delle Arti di Firenze e che ho poi continuato ad esplorare per conto mio, senza poi nemmeno mai cercare di cercare mostre, cercare esposizioni. Era proprio una mia volontà di esplorare la scultura. Ho fatto per diversi anni lo scultore, ho fatto disegnato, progettato e costruito gioielli, ho fatto l'illustratore, ho fatto il grafico digitale, ho fatto un sacco di cose. Però come accennavo prima al dottor Berardi, come si può dire, il collega Berardi. ho diciamo maturato l'idea di fare fumetti soltanto dopo, su spinta di molti amici che durante questi anni in cui vedevano che il disegno rimaneva comunque la base di tutto quello che io esploravo, cioè c'era sempre un progetto disegnato, questi disegni evidentemente piacevano a queste persone, era forse la cosa più interessante che facevo. E che è servita molto come palestra per capire molte cose del disegno proprio attraverso l'arte plastica, cioè io ho capito come si disegna scolpendo in realtà, quindi sono arrivato in un modo un po' particolare. E tutti questi amici insistevano nel chiedermi perché io non facessi fumetti e io non lo sapevo perché non li facevo, perché evidentemente avevo da fare altro, è come se non avessi mai cercato, non avessi mai perseguito un obiettivo, se non quello della mia crescita, diciamo, artistica, a un po' tutto tondo, diciamo. E una volta per caso dissi, ma siccome io sono, ho sempre voluto cose nuove da mordere, da toccare, da fare, da progettare, eccetera. E quella cosa lì era nuova alla fine, perché un fumetto l'avevo mai fatto. E quindi disse, perché no? Facciamo un fumetto, cioè, dopo aver fatto tutte queste altre cose, facciamo anche un fumetto. E non sapevo come si facevano i fumetti, li leggevo, l'avevo letti, forse più da ragazzo che da quell'epoca lì, perché insomma nel 2007 facevo quasi 40 anni. Cioè. E niente, insomma è successo che piano piano da una piccola chiacchierata con un amico che è un grande intenditore sia del mondo bonelliano sia del mondo dei cavo, che altro dei nativi americani, eccetera, venne fuori una cosa che non sapevo e che mi incuriosì molto, il fatto che Buffalo Bill venne in Italia a mettere in scena attraverso questo Wild West Show che portò in tutta Europa per un paio di tournée, dove lui metteva in scena la vita dei pionieri, dei nativi americani, le varie schermaglie, insomma metteva in scena un circo diciamo altamente spettacolare per l'epoca e durante uno di questi spettacoli ebbe luogo una sfida sulla doma dei cavalli tra i cavalli del circo e alcuni butteri dell'Agropontino. E questa sfida, diciamo, siccome il giudice ultimo era Buffalo Bill, questa sfida in realtà la vinsero i cowboy, però la vinsero perché a un certo punto Buffalo Bill disse che era finita e che per il momento vincevano loro. Però se la videro un po' brutta perché questi butteri erano molto bravi in questa domanda, cioè avevano anche dei metodi particolari che non avevano mai visto e che insomma ci rimasero tutti un po' male. E ci rimasero male anche i butteri e il pubblico che insomma non era affatto d'accordo su questa sull'epilogo di questa sfida. E quindi io, incuriosito da questa cosa, mi informai un po' di più, lessi un po' di più, mi accorsi che avvenne in un'epoca che era molto di cioè che era di passaggio per un sacco di motivi, no? Si passava dall'800 al 900, c'era l'avvento delle macchine, si cambiava tutto, no? L'epopea del West era finita, già si metteva in scena, c'era la spettacolarizzazione di un'epoca che già era il crepuscolo, diciamo. E quindi questa atmosfera mi incuriosì e in più ci si aggiunse sempre, grazie a questo amico, un personaggio che poi insomma, è rimasto un po' nel cuore, no? Era un, non so, credo che non
ascolta quasi nessuno, era un bandito mare in mano dal nome Tiburzi, e che è rimasto poi un epiteto dalle nostre parti, perché un po' un lazzarone, no? Insomma, la mia di Tiburzi. Questo Tiburzi era una sorta di, era un bandito, era un assassino, si pensa che abbia ammazzato tipo dalle 13 alle 17 persone. E era un bandito a tutti gli effetti, era, anzi era una sorta di patria anche per molti dei suoi colleghi banditi. E questo bandito fu latitante per 24 anni durante questi 24 anni avvennero, cioè, ci fu questa messa in scena del Wild West Show, e io ipotizzai che questo bandito fosse andato, come soleva travestirsi, andare a Roma a trovare una zia che non so che, si travestiva financo da suora, insomma c'erano delle cose strane, sto. E quindi ipotizzai che questo Tiburzi fosse andato a Roma e in un'occasione particolare in cui però c'era anche questo circo, va a vedere il circo e pesca. Sfuggire ai carabinieri che lo braccavano, si infila in una postazione in cui c'era Buffalo Bill per caso di posarlo insieme ad altri, e casualmente viene scattata questa foto con lui che abbraccia Buffalo Bill, insomma che dà la mano a Buffalo Bill. Quindi l'unica cosa falsa poi di questo fumetto è questa foto, cioè non è l'unica invenzione, la trovata è questa foto. Tutto il resto della storia è una storia storica, diciamo. Si parla del banditaggio nella Bassa Maremma, si parla dell'epopea indiana, si parla del Wild West Show, e c'è un'analisi, forse l'unico spunto, l'unico quiz che in realtà è degno di nota, è si fa un'analisi e un confronto tra questi due personaggi, no? fondamentalmente due assassini, di cui uno latitante, braccato alla fine di questi 24 anni viene anche ucciso, perché qualcuno di voi saprà che insomma a un certo punto ci fu un editto di Giolitti in cui si diceva esplicitamente che il battitaggio era finito, almeno dalla Toscana in su, perché poi dalla Toscana in giù mi sembra che non era finito, e quindi lo dicevo, il confronto tra i due personaggi, ecco, cioè questo confronto tra questi due, fondamentalmente due assassini, due personaggi particolari, ma uno che andava a incontrare re e regine, accolto come un capo di Stato, forse il personaggio più famoso nel mondo all'epoca, e questo povero Cristo, anche lui nelle stesse condizioni, ma ovviamente braccato e poi alla fine ucciso. E il bandito di Burzi però era molto amato dal popolo il popolo di quelle terre, perché era appunto una sorta di Robin Hood, aiutava i poveracci, che ne so, se uno poteva pagarsi il dottore, andava lui a prendere il dottore, lo portava lì, poi gli regalava dei polli, insomma, sono tutta una serie di aneddoti su questo personaggio che lo descrivono appunto come, insomma, un bravo uomo, tra virgolette, che vogliamo mettere. Okay. E quindi chiudo perché mi sono dilungato. Insomma, io in realtà mi sono formato su quel fumetto lì, in questi sette anni in cui di gestazione, nei quali facevo un sacco di altre cose, e me lo lasciavo come il pittore della domenica in realtà, no? E questa lentezza di gestazione mi ha permesso anche di introiettare, di capire bene, insomma, per come lo so fare ora, tutta una serie di meccanismi per far passare la storia, per far capire sia le emozioni, sia la costruzione anche di personaggi, tutto quello che, non sapendo niente dal punto di vista tecnico, è diventato poi, attraverso questo lavoro così lungo, un bagaglio che poi alla fine mi ha permesso di arrivare a fare questo, cioè di raddoppio sostanzialmente. Quindi, punto di arrivo che non avrei mai pensato, cioè solo 5 anni fa. Un altro spunto, il West qui è stato usato così come in Care Parker, per certi versi, come metafora per raccontare vicende legate all'animo umano, alla percezione che noi abbiamo degli esseri umani. Com'è stato invece cambiare genere e quindi spostarsi su quello che è più un giallo, un noir con Giulio? Ma intanto bisogna dire che anche in Ken Parker io ho sempre mischiato molto i generi, perché ci sono storie che sono assolutamente
naturalmente dei gialli, non è così, insomma. A me è sempre piaciuto mescolare, perché è un po' come quando si fa una torta, insomma, no? Pur rimanendo in quello schema che è tipico del genere, per esempio il genere western, ha naturalmente tutta una serie di caratteristiche che devono rimanere tali affinché rimanga identificabile. Però il gusto, il piacere di un autore qual è? È quello di cercare di spingere i confini un po' più in là, o perlomeno di andare a indagare in quelle piccole zone d'ombra dove magari altri non si sono soffermati. Quindi mischiare le carte, prendere caratteristiche da altri generi e mescolarle insieme, insieme a quello western per esempio, secondo me arricchisce la ricetta, per cui la minestra diventa più saporita, insomma. E poi soprattutto si evita di annoiarsi. La noia è sempre stata una delle cose che ho fuggito nella vita con grande accuratezza. Io ho fatto questo mestiere perché l'idea di fare l'insegnante, per esempio, che doveva essere il mio lavoro, mi terrorizzava abbastanza, perché la scuola ai miei tempi era molto, molto chiusa. C'era da fare quel programma e basta, e non si andava oltre. Io avevo un insegnante di italiano che tentò di spiegarci qualcosa di storia che andava oltre l'Unione d'Italia, e fu ripresa dal preside perché non era nel programma. Quindi lei ci faceva queste lezioni così un po' da carbonari, in cui ci spiegava la prima guerra mondiale, e faceva cenno ai partigiani, cioè, tutte cose che nella scuola d'epoca non bisognava citare. E quando poi sono passato da Ken Parker a Giulia, in realtà nella mia testa non è che ho fatto una grande rivoluzione, però l'ho fatta da un punto di vista stilistico, perché Ken Parker è la serie, diciamo, delle grandi pianure, dei cieli immensi, pelle rossa, i cavalli, gli animali selvaggi, cioè è un genere che ha la poesia già intrinseca. Basta prendere Ken Parker, metterlo in un campo lunghissimo a cavallo, con l'erba che si muove al soffio del vento, qualche oca, uno stormo d'oche che sta andando a sud, e già abbiamo un'immagine che ci fa sognare, che ci ricorda tanto cinema, ci ricordano quadri, ci ricorda. Ambientare una serie invece in una città, in una metropoli, è completamente diverso. C'è poca poesia, diciamo, nei taxi, nel vociferare della gente per strada, negli intasamenti delle macchine, nelle metropolitane dove la gente viene spinta, perché se no non ci stanno tutti. E soprattutto eravamo in un periodo in cui i giovani si erano abbastanza allontanati dalla lingua parlata, forse adesso non si ricorda più, ma in quegli anni 90, i primi anni 90, anche i ragazzi parlavano con 7-8 frasi prese dal cinema, tra cui c'era la traduzione di fuck you, fuck off, eccetera, eccetera, e si andava molto poco più in là. Quando io feci Giulia, anche memore, diciamo, della mia formazione accademica e di insegnante mancato, decisi che avrei, diciamo, intensificato la parte scritta. Mentre in Ken Parker avevo esplorato la possibilità di raccontare senza parole, all'epoca con Ivo Milazzo feci 4 storie di 20 pagine ciascuno, Il respiro e Il sogno, dove non c'era una parola,
ma non per partito preso, semplicemente perché Ken Parker era da solo e a me non sono mai piaciuti i personaggi che parlano col cavallo oppure col topo che passa di lì, insomma, con le ordini. E quindi non aveva nessuno con cui parlare e stava zitto, semplicemente. Però scrivere queste storie è stata una grande esperienza per me, perché mi ha permesso di consolidare, diciamo, quella parte di regia che è fondamentale per chi scrive. C'è chi naturalmente si affida totalmente al disegnatore e fa bene, nel senso che ognuno poi sceglie il proprio stile. Io ho sempre preferito fornire una regia nel caso di quelle storie mute, per esempio fornivo proprio il layout, cioè lo storyboard, gli schizzi, come volete chiamarli, insomma, perché era molto più semplice lavorare così piuttosto che descrivere vignetta per vignetta, che ci usciva un romanzo, insomma. E quindi questo mi ha consolidato nella mia capacità narrativa. In Giulia ho deciso che intanto il personaggio non sarebbe stato come Ken Parker, che era un testimone dei fatti che avvenivano. Giulia era la protagonista, quindi sempre in prima persona, sempre al centro della storia. E in Giulia c'è il vocio della città, quindi è più parlata, ci sono le telefonate, c'è Emily che ha la sua colf, la sua mamma, che ha le sue battute, che interviene, che è logorroica, c'è il rumore delle macchine, c'è il rumore di tutto, insomma. Quindi tanto c'è anche un ritmo diverso. Prego? C'è anche il ritmo diverso. Anche il ritmo diverso, certo, mi sono posto tutti questi problemi e ho cercato di risolverli, non cercando, come dire, di sfruttare uno stile precedente, adattarlo e buonanotte. Io credo che un autore debba crescere nel tempo. Crescere significa non ripetersi in maniera ossessiva, anche se Hitchcock diceva che lo stile è copiare se stessi. Però fino a un certo punto, in questo copiare se stessi ci deve essere anche una parte innovativa, altrimenti secondo me il prodotto perde di qualità e l'autore si annoia, che è una cosa terrificante, insomma. Oltretutto ho scelto anche di fare un omaggio, diciamo, a quella che era la scuola dei giallisti americani, a cui io naturalmente mi rifaccio. Sto parlando di Raymond Chandler, sto parlando di Dashiell Hammett, di Ross MacDonald, di John D. MacDonald, Charles Williams e quanti altri, insomma, i quali raccontavano spesso in prima persona. E quindi in Giulia ho inserito un diario nel quale, attraverso il quale noi possiamo capire i pensieri più intimi di Giulia. Questo perché io fin dagli anni 70 ho eliminato le didascalie nei miei fumetti e ho eliminato i balloon pensiero, quelli con le bollicine, insomma. Io scrivo con uno stile oggettivo, un po' come se uno guardasse dal buco della serratura, e quindi quello che pensano i personaggi deve venire fuori dall'espressività, dalla recitazione, anche dalle posture proprio, perché un personaggio recita anche col corpo, non solo con la voce o con l'espressione visiva. E per fare questo, naturalmente, ecco, si ha bisogno di avere una regia precisa, ed è quella che io faccio normalmente, continuando a passare il layout ai miei disegnatori, che poi naturalmente aggiungano il loro mestiere, la loro interpretazione. Un disegnatore ha mille cose di cui occuparsi, dalle luci ai vestiti, appunto all'espressività, ai movimenti, alle inquadrature, insomma. È un mestiere che raccoglie diversi mestieri che si fanno al cinema. Nel cinema ci sono 7 persone, nel fumetto c'è un disegnatore e uno sceneggiatore che fanno tutto, insomma. Lei faceva giusto un riferimento ai disegnatori. Giulia è una delle pochissime serie dove si nota pochissimo il cambio tra un disegnatore e l'altro, e una sua, tra virgolette, imposizione o il capitano. Lei oggi mi riferisce tutte le leggende metropolitane che passano in internet. È stato pagato, dica la verità, sono venuto come messaggero.
No, perché questa è una delle cose che ogni tanto mi viene imputata. Dice Berardi, dice, costringe i suoi disegnatori a disegnare tutti uguali. Sì, sì, naturalmente, naturalmente. Sì, ma io adesso le spiego volentieri. Inker Parker, io ero giovanissimo quando ho scritto Inker Parker, avevo 24 anni, quindi puoi immaginare, avevo pochissima esperienza, quindi ho affrontato questa serie da super dilettante, insomma, no? Imparando per strada. Una delle cose che ho imparato è che era meglio dare ai disegnatori diciamo delle caratteristiche fisiche ben precise. Noi all'epoca scegliemmo Robert Redford come punto di riferimento, ma poi effettivamente ognuno lo disegnò a modo suo, molto a modo suo, troppo a modo suo, tanto che noi abbiamo un Ken Parker Pinocchio, abbiamo un Ken Parker Salumiere, abbiamo un Ken Parker, diciamo, anoressico, e via di questo passo. Allora, facendo la nuova serie, mi sono posto il problema che i personaggi fossero sempre riconoscibili. Quindi non solo scelsi Audrey Hepburn, che nella mia fantasia, nei miei pensieri, era l'attrice della mia infanzia, quindi pensavo che interessasse solo a me. Invece scoprì poi che c'era un mondo di fan dal Giappone in poi, che hanno un club, che ogni anno fanno calendari, fanno di tutto e di più, insomma. E vabbè, insomma, anche lì qualcuno mi disse che io cercavo di sfruttare l'immagine di questa attrice, perché sapevo che era conosciuta nel mondo. Vi dico tra parentesi che i suoi figli sono miei lettori, tutti e due, e questo devo dire che mi fa molto piacere, insomma, sia Sean che Luca. E mi sono allontanato dalla sua domanda. Il disegno. Allora, per realizzare una serie gialla, o noir che sia, in bianco e nero, una delle cose fondamentali è il bianco e nero, naturalmente. Perché? Perché l'atmosfera di una storia gialla è, diciamo, la vera protagonista, non è solo uno sfondo, è anche la protagonista proprio della storia. In più, diciamo che nel contrasto, che qualche volta è anche proprio espressionista, vengono fuori i caratteri, viene fuori, diciamo, l'atteggiamento psicologico dei vari personaggi. Quindi il bianco e nero è fondamentale. Per una serie gialla, un disegnatore a linea chiara non va bene, almeno per come mi intendo io. Dovete anche pensare che il mio cinema preferito è quello degli anni 40, 50, primi anni 60, quindi cinema anche in bianco e nero, quindi con i grandi noir, quelli di Howard Hawks, quelli di Ford e quant'altro, insomma. Per me il fumetto è sempre stato il cinema fatto in casa, fin da quando ero bambino, che proiettavo le strisce dopo averle incollate una per una e poi le facevo girare su due rocchetti di filo attraverso una scatola da scarpe di cartone dove avevo ritagliato uno schermo e costringevo i miei amici ad assistere a queste non proiezioni, diciamo. Quindi non è che i disegnatori disegnano tutti uguali, è che io scelgo i disegnatori che hanno un forte bianco e nero. Poi se qualcuno ha il piacere, la cultura di osservarli, si accorgerà che sono diversissimi uno dall'altro e riconoscibilissimi. Però poi, insomma, qualcuno ha anche il piacere di inventarsi, diciamo, delle costrizioni che, devo dire la verità, mi fanno anche piacere. Cioè, mi fa piacere che qualcuno dica che sono un autore terribile. Sì, infatti quando qualcuno viene da me, mi viene a trovare, dice: ah, ma grazie, lei è stato gentilissimo. Dico: sì, vabbè, ma non lo dire in giro. Cioè, manteniamo cioè questa cappa, hai capito? Cioè, il famoso Berardi tiranno. Va bene. Buon pomeriggio.
Avevo una domanda da porle. Per quanto riguarda quando lei inizia a scrivere una storia per Giulia, il colpevole lo sceglie all'inizio e quindi su di lui tesse la trama, oppure può capitare che durante, diciamo, l'evoluzione della storia lei possa all'ultimo cambiare il colpevole? Ad esempio, quando lei ha scritto la storia su quella setta del Dio Sole, anche se lì il personaggio colpevole sembrava essere scontato, però lei è riuscito a tessere questa trama in una maniera sublime, io direi, perché anche se noi sapevamo che sarebbe stato lui, ma fino alla fine avevamo il dubbio che potesse essere un altro. Questa cosa mi è rimasta, quindi non lo so, ecco. Allora, intanto le dico sinceramente che non mi ricordo quella storia, perché lei deve capire che ho scritto 250 storie di Giulia e nella mia vita circa 400 storie di 100 pagine o 126. Quindi una volta che finisco una storia la dimentico, cancello il file nella mia mente e lascio spazio alle altre, e generalmente le altre sono 14. Io lavoro contemporaneamente su 14 storie, scrivendone un pezzo ogni giorno. Come ho detto prima, non voglio annoiarmi, quindi non so mai come procede la storia e non lo voglio neanche sapere, perché farmi una trama prestabilita. All'inizio Sergio Bonelli me le chiedeva, ma io non riuscivo a rispettarle. Gli scrivevo il soggetto, due paginette, e poi scrivevo un'altra storia. Quando Sergio se n'è accorto che c'era questo spirito ribelle dentro di me, si è rassegnato, ma ha detto, no, senta, lasci perdere, perché tanto lei mi porta una storia, poi io ne leggo un'altra, allora è utile, perdiamo tempo tutte e due. Era esattamente dove volevo arrivare io, cioè lasciatemi lavorare, insomma. E no, non so mai chi sono, chi sarà l'assassino, perché, come dicevo, io parto da un'idea, da un'atmosfera, vorrei dire. Una delle mie passioni è la musica, quindi io intendo anche le storie in tono maggiore o minore. Chi si intende di musica sa che cosa intendo. Se c'è una mattinata un po' buia, uggiosa, come la settimana scorsa per esempio, che andando al lavoro io abito sul mare praticamente, e quindi da casa mia allo studio sono circa 400 metri, spesso faccio proprio in riva al mare, sono sulla passeggiata, dove faccio anche colazione, insomma mi permetto questi piccoli lussi, anche perché poi ci rimango 10 ore in quello studio, quindi no. Sono molto influenzabile, sono una persona ipersensibile, per cui grido di un gabbiano, una nuvola particolare, un'umidità particolare, mi dà una sensazione magari in tono minore, e quindi quella mattina sicuramente scriverò qualcosa che non sarà esuberante, ridanciano, umoristico, ma sarà magari sottilmente melanconico. Ecco, la melanconia mi piace molto, ve la consiglio. Ogni tanto immergetevi in questo brodino tiepido della melanconia, vedrete che vi troverete a vostro agio. È una cosa in cui si gode molto, devo dire. Quindi questo è il modo. Poi ho un'esperienza talmente grande che posso scrivere una storia su qualsiasi cosa. Qualche volta tra amici lo faccio, qualcuno mi sfida, dice fammi una storia su portacenere, e io lo faccio. Nel senso che non è che sia un fenomeno, è che dopo 45 anni di questo lavoro voi potete capire che tutti i meccanismi di narrazione li possiedo inevitabilmente, insomma, no? Dopodiché arrivo in studio e comincio a pensare se è una nuova storia ai personaggi fondamentalmente, perché le mie, anzi vorrei dire persone, le mie non sono storie di personaggi,
sono storie di persone. Mi piace i protagonisti delle mie storie conoscerli. E quindi se ho in mente una casalinga, una certa scena, voglio sapere da dove viene, voglio sapere che studi ha fatto, che famiglia aveva, si è sposata, non si è sposata, si è divorziata, ha un fidanzato, forse ha un amante, perché c'è un amante, perché non due, eccetera. Mi pongo tutte queste domande che mi tengono, diciamo, fermo alla scrivania a pensare per ore, perché dentro la mia testa mi annoto tutte queste caratteristiche. Una volta che i personaggi sono bene chiari nella mia testa, quindi raccontati e sfaccettati, basta prenderli e ficcarli in una situazione, una qualsiasi, e questi personaggi reagiranno con il loro carattere, perché ormai hanno una personalità. Mi spiego? Dopodiché le storie mi interessano meno, devo dire, perché le storie non c'è nulla di nuovo sotto il sole. Voi sapete che insomma, dopo la Bibbia e Omero è stato scritto tutto. Non è che arriva qualcuno come me e pensa di essere originale. Di originale non c'è nulla, c'è solo la capacità, la sensibilità dell'autore, la sua cultura e la sua tecnica che differenzia temi che sono già stati trattati miliardi di volte in questi ultimi mille secoli. Quindi a quel punto prendo i miei personaggi, li ficco in una situazione e loro reagiscono secondo i caratteri che io gli ho dato. E diventa una cosa diversa, e diventa anche più interessante. E ne metto tanti e mi riservo poi di scegliere quello giusto all'ultimo. Lei mi dirà, ma come fa a costruire una storia di 126 pagine che poi tutti questi personaggi che interagiscono arrivano alla fine seguendo un filo logico e poi tutto si collega? Questo è un mistero. Non lo so. E non lo voglio sapere. Mi spiego? Perché un po' di magia me la dovete lasciare. Altrimenti se andiamo a sviscerare tutto, diventa tutto a formulette. Come dice Grillo, che vuol fare una formula per mandare a casa i... Grillo abita a poca distanza da casa mia, devo dire. Però lui in alto e io in basso. Questo mi dice qualcosa. Lui vuol fare una formula per mandare a casa gli assessori nei vari cose. E ha le sue ragioni, insomma. Io non so come si possa fare un algoritmo, diciamo, per mandare via qualcuno, ma se lo dice è sicuramente più informato di me. Ecco, io sto lontano dagli algoritmi, mi piacciono le persone, mi piace conoscere le persone, mi piace interagire, mi piace ascoltare molto, moltissimo. Nella mia vita la cosa che ho fatto di più è stata ascoltare gli altri. Primo perché ascoltando si impara, secondo perché ascoltando si impara a dialogare. E i dialoghi sono la cosa più difficile in assoluto quando si scrive una storia. I dialoghi sono la bestia nera di tutti gli sceneggiatori, di tutti gli scrittori di cinema, di letteratura e di quant'altro. Rendere un dialogo recitabile, quindi vero, attraverso un artificio, che è quello della scrittura, perché di artificio si parla, ed è una delle cose più difficili al mondo ed è una cosa sulla quale io combatto ogni giorno, magari poi il giorno dopo torno, butto via tutto e lo rifaccio da capo perché non mi suona, perché anche i dialoghi hanno qualcosa di musicale che deve ritornare e deve sembrare vero pur non essendo. Io però vorrei ricordare che domani alle 17:30, se qualcuno è interessato, ho un incontro personale senza il mio nuovo amico Ripoli, ma tutti coloro che saranno interessati saranno ben accolti. Sono lieto di rivedervi anche domani. Ringraziamo e salutiamo il maestro. Grazie a voi di essere venuti.